Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di questa nuova serie. La serie probabilmente si chiamerà Free to Play e tratteremo ogni settimana un gioco gratuito che potete trovare su Steam. Sono dei giochi principalmente semplici, però carini, che ho trovato carini. Oggi ci troviamo su Color Symphony. Bene, iniziamo una nuova partita. Se cancello tutti i miei dati precedenti, perché l'avevo provato un attimo. Sì, è solo in inglese. Però non ci sono dei dialoghi da capire, insomma. Rememory Presents? Here is a man. Proprio questa epicità. Who was hurt by a trusted friend. And thrown into hell. In a reality with no pleasure or no happiness. No. Comunque l'intro è carina l'intro del gioco. Mi piace nonostante sia disegnato, sono comunque dei bei disegni. He starts a dangerous journey to grab the very last ray of light. Ecco qua, perfetto. È un platform. Doppio salto. A livelli. Solo che in questo si aggiunge la componente colori. Questo secondo me è interessantissimo perché ci sono vari ostacoli che incontrerete nel livello, però spostando cioè cambiando il colore di sfondo potete eliminare oppure no gli ostacoli. Per esempio qua c'è un ripiano blu e con lo sfondo verde e giallo possiamo passarci sopra. Qua c'è uno stupido uccellaccio del malaugurio, ma nessun problema. Giallo? Ok. Al pelo giallo e no problema. Al pelo. No, porca miseria. Allora, abbiamo detto così. No, doppio salto forse, eh? Comunque abbiamo scoperto che col giallo ci conviene perché così c'è quella stupida iena che non ci farà alcun male. E qua? Era gialla. Adesso bisognerà usare tutti i tre colori insieme utilizzando la nostra barra dell'energia che è giù sotto, quindi l'attiviamo con B, poi ZXC. Dura solo un tot di tempo, ma quanto ci permette per andarcene. Poi i livelli iniziano a farsi più complessi, nel senso che mi sono buggato. No, non nel senso che mi sono buggato, però nel senso che ci saranno anche delle combinazioni da fare rapidamente o dei salti rapidi, tipo qua dovrei mettere tutto nel blu, quindi un verde. No, quello era un blu. Porca miseria. Abbiamo la vita su in alto, quindi per fortuna non si muore subito. Però no, non ci serviva un verde, ci serviva un giallo, infatti. E devo dirvi che per chi non è daltonico è molto più interessante. Verde. E vi assicuro che a un certo punto con i tre colori ci si impappina. Ok,
Yeah! E anche questa è fatta. Adesso con un comodissimo giallo ce ne scendiamo. Un blu. Giallo che dovrebbe servirci. Infatti facciamo cadere quello e ci permette di attraversare il burrone. Risolto anche questo. Tra l'altro interessante il fatto che supporta anche parzialmente il controller. In realtà con il mio non è capitato, però dovrebbe supportarlo. Poi tra l'altro se possibile farò anche una recensione del mio gamepad. Però nel senso ancora da vedersi come cosa. Ecco, tipo là avrei dovuto usare la barra. No, corri, corri. Niente. Allora, arrivati qua all'uccello V. Ma no. LOL. Allora, iniziamo con il verde. Poi facciamo che fare B. Verde. E mo? Tutto tranne il giallo, quindi blu. Ha risolto anche questo. Caratteristica peculiare della serie è che se per caso doveste trovare qualche gioco che vi interessa particolarmente, sì, ho premuto V per sbaglio, basta scrivere con un commento qua sotto e al raggiungimento di 5 commenti favorevoli se ne potrà fare una serie, diciamo. Quindi se beccate qualcosa di interessante che vorreste vedere sul canale, niente di più semplice. Porca miseria. Lo potremmo salire qua, per esempio. Utilizzare questo. Forse dovrei utilizzare il blu. In modo da saltare qua. No, il verde. Porca miseria. Per un pelo. Oddio. Oddio. Ok, sto giro non mi ha fregato il giallo. Che è questo? No, questo è il verde. Questo è il giallo. E mo dovrei fare tipo togliere il verde e rimetterlo. Il verde è X. Dovrebbe. No. Ok, tempismo sbagliatissimo proprio. È una miseria. Quello su in alto che vedete è la barra della vita. Non ho ben capito perché serve una barra della vita, ma c'è una barra della vita. E vabbè, ma scusa un attimo, mi spara giù di 4000 piani. 4000 piani. Il tutto condito da dei bellissimi. Oh 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 oh! Tutte le volte che salta. Che è già una caratteristica fondamentale, diciamo, direi, no? Uff, porca miseria.
No, mi sono buggato dentro il muro. Sei buonanotte. Ciao. C'è anche una storia di base, ma non so se effettivamente questa verrà continuata, perché non sono mai andato tanto più avanti di questo. L'ho provato giusto per vedere se era un gioco possibile da mostrare. Altra cosa è che no, non me la ricordo più l'altra cosa. Era di sicuro la cosa più importante del mondo, ma addio. Tra l'altro ho scoperto che questo gioco è utilizzabile anche dai daltonici, se vi interessava saperlo. Nonostante sia basato solo sui colori. Oddio. Sono colori facilmente distinguibili, diciamo, non ci sono problemi di confusione tra l'uno e l'altro. Qua potremmo togliere il verde, oddio, il giallo. No. Forse c'eravamo quasi però, eh. Voi che ne dite allora? Qua il verde, il giallo. No, troppo in fretta. Adesso ci ucciderà quell'affare, vero? Ok, ma non troppo in fretta. Ho sbagliato. Può rivelarsi abbastanza complesso se uno non è capace, tipo me. Di conseguenza non è neanche un gioco troppo banale, diciamo. LOL. Potrei farne una sfida con Marco 88, chi muore di più. No, abbiamo detto che il verde è la X, no? Quindi noi premiamo la X, premiamo la C, premiamo di nuovo la X. Yeah! Alleluia! Niente. Sì, beh, sei stupido allora, vattene da quella baradana, vattene! Cioè, si fa trasportare da... Vabbè. Oddio. No, era X. Porca miseria. Per un pelo. E vabbè, allora. LOL. Vai via di qua. Pelissimo. Ma. Cioè, è proprio... Nella tristezza sono un pro proprio. Yeah. Vai. No, no, porca miseria. Sono decoccio, non ci arrivo col doppio salto, no. Ehi, sono non ci... Mette alla prova la mia memoria. Andiamo di nuovo di blu. Ah no, ci arrivo col doppio salto, ma che casino? Vabbè. X devo togliere. X. Ma porca paletta! Niente doppio salto. Basta con i doppi salti, capito?
questo tizio che sembra un... mi ricorda un attore famoso, ma non mi ricordo chi sia. Con queste scarpe appuntite. E vabbè, ma sto qua è proprio... ma è cattivissimo, scusa. Civi. Ma porca miseria. Ma dai, ma no. Ma no, ma no, ma no, non così. Dai, salto singolo. X. Sì, facciamoci trasportare da un... porca miseria di rotelle dentate. Blu. LOL. C'è proprio... Ok ragazzi, no, questo lo finiamo, dai, non è poi, ma porcheria. Oddio. X. Ok, poi dobbiamo passare di qua. Devo cadere fino a... sì. Oddio, è questo? Ma no, il giallo l'avevamo messo. Oddio. No. Scusa, V e poi tutti e tre. V, 1, 2, 3. Oddio. Ma... non c'è niente qua, dovrò... ah. Sono appassionato del doppio salto, scusatemi. A me non piace il doppio salto. Cioè sarebbe tipo da usare per qualsiasi... ah, mi uccide le piante. Ah, ci sono le piante in più. Ecco perché c'era quelle piante nell'intro, diciamo. Oddio, mo. Ecco, no, proprio non era quella la cosa da fare, blu forse, eh? Ah, ma è qua. No, 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 no. Porca paletta. Blu, ma come faccio? Poi devo fare un doppio salto tipo... proissimo. No! Sì, peggio di così non poteva andare, ma vanna. No. Direi che... per questo è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con un gioco che vi anticipo, avrà a che vedere con un'invasione di alieni e un vecchietto un po' scocciato dalla storia che farà un po' il mazzo a questi alieni. Ci vediamo la prossima settimana con Free to Play, oppure ci vediamo domani con Magic. Ciao a tutti!